per la band, i musicisti, no? Quando io ho deciso di fare cantautore, ho detto comincio ad andare in giro, volevo pochi elementi ma bravissimi. E come fai a trovarli? Io ho detto, dalle mie parti a Correggio, insomma, e i paesi limitrofi mi parlavano benissimo di questi tre ragazzi. Ho detto, li chiamo in studio e gli chiedo, gli faccio un provino, gli chiedo tutta la musica dagli anni 50 fino ai giorni nostri. Vediamo come si chiama. Siamo partiti così, anni 50. Decennio dopo, gli anni 60. Una bella idea per gli anni 2000? Geniale, senti che roba. Cassa in 4. Cassa in 4. E negli anni 2000 quando parte una cassa in 4? E negli anni 2000? Ok? Basso in sol. Tonalità strausata. Fagli un premonitorio.
la sanno. Va bene, sì. Questa, però dopo c'era un pezzettino anche rap, se non sbaglio. Il rap non lo so fare. Ma è emblematico degli anni 2000. Sei sotto provino, sei sotto provino. Ok. Allora, io avevo bisogno di una band. Volevo dei musicisti bravissimi, ho chiamato questi ragazzi in studio, gli ho chiesto anni 50, 60, 70, 80, 90, 2000. Hanno suonato tutto. Secondo voi a quel punto li ho presi con me? No, sono troppo bastardo inside. La prova non era ancora finita. Abbiamo qua la bandana, ce l'abbiamo? Partiamo da Luca allora. Ho voluto anche farli suonare da bendati alla cieca. Se sapete muovere quelle dita, quelle mani, sugli strumenti anche alla cieca. Siamo partiti da Luca, bendando Luca, ci vedi qualcosa? Ok? Dai sì, però fammi vedere come muovi bene queste dita, eh? No, senza tenere la nota. Ok, e Luca sta suonando anche da bendato. Spendiamo Luca. Stasera abbiamo solo una band, di solito ne abbiamo tre, ce ne siamo dimenticate due a casa nel lungo viaggio, o forse in treno, non sappiamo dove. Allora, dopo siamo andati da Leo alla batteria, l'abbiamo coperto per bene. Abbiamo detto, caro Leo, vediamo, tu come te la cavi? Sì, adesso stai tenendo il tempo normale, ma io voglio vedere spiegare. La prova, poi però ne manca uno, non è ancora finita, ne manca uno ancora. Secondo voi la passa, la supera lui la prova? Siete molto ottimisti voi. Allora mi raccomando, piano con quei capelli. Io quando scendo dal palco non mi chiedono la foto o il selfie, ma mi chiedono che balsamo usa Johnny. Quindi non roviniamo niente, dai, facci vedere se sai suonare da bendato con quel balsamo fantastico. Teniamo la band a tutto il concerto, se devi fare così. Allora amici, io ho bisogno di una band, ho chiesto a questi ragazzi di suonare tutti i generi dagli anni 50 fino agli anni 2000, poi gli ho chiesto anche di slegare, improvvisare da bendati, lo hanno fatto. A quel punto ho pensato di prenderli con me. Fatto bene? Fatto bene sì o no? Cominciamo a fare un grandissimo applauso a Luca Spaggiani al basso! Leonardo Cavalca alla batteria, Jonathan Gasparini alla chitarra. Saltiamo. Let's do it.
di noi ti frega niente, tanti ti cercano spiazzati da una luce senza futuro, altri si allungano, vorrebbero girata una lettera sui social che mi ha molto colpito, non so se l'avete letta anche voi, era una lettera che finiva più o meno così: io ho fatto la mia parte, fatela anche voi in questo paese difficile. Qualcuno di voi l'ha letta? È una lettera di Piero Angela che ha scritto pochi giorni prima di andarsene, no? Una lettera che a me ha toccato molto e mi ha fatto molto riflettere, sapete perché? Perché io penso che noi viviamo in un paese, Calabria compresa, fatto soprattutto di brave persone, di persone per bene. Poi cosa succede? Che di fianco c'è sempre un furbo, uno che te la vuol mettere di dietro, no? E quindi ti senti quasi un fesso a fare la brava persona in questo paese, è vero o no? E quindi ogni tanto il dubbio ti nasce, forse è meglio che cerchi anch'io delle scorciatoie, no? In realtà questa lettera mi ha fatto riflettere molto. Ho detto, Piero Angela ha potuto andarsene dicendo io ho fatto la mia parte. Pensate che bello, poco prima di andarsene poter dire questa cosa. Quindi vi chiedo un grande applauso per tutte le brave persone che ci sono in questo paese. Piero, salutaci il cielo, salutaci le stelle, fai un viaggio.
Il sole